catapultarsi negli anni 30, vestiti, trucco e parrucco e magari farsi un selfie vicino a un'auto d'epoca. Sarà possibile grazie alla collaborazione fra la Mille Miglia e il CFP Zanardelli. Un centinaio di studenti delle classi quarte dell'Istituto Bresciano infatti proporranno una curiosa iniziativa a corollario della corsa più bella del mondo. Il progetto è partito con un flash mob nel quadriportico di Piazza Vittoria. Continuerà in Piazza Rovetta martedì 8 maggio dalle 15 alle 18 l'allestimento di un set make-up e fotografico darà la possibilità ai bresciani di diventare uomini e donne degli anni 30. E aspettiamo tutte le signore della nostra città per truccarsi. Poi ci sarà l'altro incontro l'11 maglio pomeriggio al Museo Mille Miglia riservato ai ragazzi e ai genitori dei ragazzi che sfileranno sempre con i vestiti dell'epoca. Hanno partecipato per quanto riguarda il trucco e l'acconciatura, e però non solo, anche con il settore meccanico, che hanno riprodotto lo stemma della prima auto che vinse le Mille Miglia, quindi hanno riprodotto lo stemma dell'OM. L'entusiasmo è tutto degli studenti. Trucchi non troppo facili, perché ad oggi noi siamo abituati a truccarci in modo abbastanza semplice. Però è stata una sfida proprio con noi stessi, è stata una sfida anche contro il tempo, perché il tempo era poco, i progetti erano tanti, le cose da fare erano tante e nessuno di noi ragazzi era convinto di riuscire a farcela e di far uscire un progetto così importante e così bello che riuscisse a mettere insieme sia l'insegnamento che ci hanno dato i professori che quello che noi volevamo dare al pubblico. E invece alla fine di tutto, nonostante i tantissimi sforzi, ci siamo dedicati e ce l'abbiamo fatta.